Bentornati sul nostro canale e bentornata a me, la mamma Giorgetta. Sono felice di essere qui. È il momento del raccolto, una bellissima giornata di settembre 2020 e oggi voglio rispondere a una domanda di una mamma che mi ha fatto tanto riflettere, che mi ha chiesto di come si può organizzare al meglio per l'arrivo dei gemelli. Tra pochi giorni i miei gemelli faranno 3 anni, compiono 3 anni, e in questo periodo di tempo che per scelta sono stata di più con loro, li ho visto crescere, li ho visto camminare, ho capito che l'organizzazione ha 2 punti importanti: l'organizzazione esteriore, che riguarda tutto quello della cameretta, dei vestiti, della casa, della macchina, tutto quello che è materiale. E poi c'è l'organizzazione interiore, che riguarda di più la preparazione della mamma. E noi mamme, io soprattutto, magari diamo più attenzione in questi periodi di gravidanza e anche di postpartum, e io adesso vorrei parlare del periodo 0-3 anni, magari ci preoccupiamo di più del bambino, dei bambini. Invece è molto più importante ed è fondamentale l'aspetto interiore della mamma, come sta lei. E ho capito che, ovviamente col tempo, che questa preparazione è più importante di quella esteriore, è più, diciamo, urgente. E di cosa si tratta? Di come sta la mamma a livello emozionale, come si sente quando è felice, quando è triste, è stanca, è rilassata, è sempre indaffarata o preoccupata, arrabbiata, o comunque riesce a superare questi stati d'animo. Perché vi dico questo? Perché lo sappiamo, anzi ve lo ricordo, e lo ricordo anche a me, che sia dal concepimento il bambino fino a 3 anni, dico, il bambino fa parte proprio della mamma. E se la mamma sta bene, anche i bambini stanno bene. Se la mamma è tranquilla, anche i bambini sono tranquilli. Se la mamma è riposata, è rilassata, i bambini sono tranquilli, sereni e crescono in armonia. E per questo è da fare una distinzione proprio, è da stare attenti a questi dettagli, di capire e di prepararsi di più a livello interiore, emotivo, di capire quando di fermarci, quando riposarci, quando dormire, quando dire no alle cose esterne che vi danno fastidio, quando dire no e proprio andare a dormire, e poi di l'organizzazione esteriore. Dopo la nascita dei gemelli, io e mio marito ci siamo accorti che comunque la richiesta è molto da parte dei gemelli, e per questo abbiamo suddiviso proprio la spesa. Abbiamo fatto una lista di cose da comprare su internet, che oggi lo sappiamo, con un click si può arrivare e comprare tutto e farle arrivare a casa. Allora abbiamo fatto una lista con le cose da comprare su internet e farle arrivare a casa,
E così il tempo lo dedichiamo di più ai bambini o alle cose che sono più importanti per noi. E poi un'altra lista di cose fresche, di cose alimentari, la frutta, la verdura, che una volta una settimana, una volta in 2 settimane andiamo a comprare da un fruttivendolo di fiducia e noi essendo in sei compriamo un bel po' perché così ci basta per un po' di tempo. Ecco, sono questi piccoli dettagli che vi può aiutare a organizzarvi meglio. Io vi saluto e vi lascio con questo esercizio, perché sicuramente vi siete fatta la domanda, adesso io sto bene come mamma, io per farvi capire se state, diciamo, se state avete uno stato tranquillo e sereno, salvatevi delle foto che avete fatto nei ultimi 3 anni di voi e guardatele, guardate una decina, ventina di foto, guardatele e vedete come vi vedete. Guardatevi dal lato da uno spettatore, vi piace di chi siete, come siete, o c'è qualcosa che potete migliorare, perché il nostro istinto ci dice. Ok. Vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Anzi, per la lista vi consiglio di guardare, e lo lascio dopo sottoscritto, la lista della spesa della mia amica Natalia, che lei è molto precisa in queste cose, che vi può aiutare ancora di più. Quando inizierete a dare la priorità alla preparazione interiore, ad ascoltarvi di più, a sentire il vostro intuito, vedrete che le cose, le preparazioni esteriori saranno di meno o magari saranno meno, diciamo, importanti al momento. Farete più attenzione al vostro stato d'animo, riposerete di più. Vi ascolterete di più perché noi donne, noi mamme soprattutto, abbiamo tante risposte dentro di noi. E così tutto intorno a noi starà meglio, anche i bambini, anche il marito, compagno, anche gli altri figli, e tutta la casa. È veramente un ottimo esercizio.